Questo programma è offerto da Fine settimana di sangue sulla litoranea di Mongerbino che collega Aspra con Santa Flavia. A perdere la vita due uomini flavesi, Roberto Mere Di Marco di 43 anni e Michele Lococo di 32. Entrambi viaggiavano a bordo di una Volvo C30 con la quale avrebbero tentato di sorpassare una Golf che viaggiava davanti a loro in direzione Santa Flavia. Il sorpasso però non sarebbe riuscito e l'auto sarebbe finita per schiantarsi prima su un palo della luce e dopo su un muro di cemento armato. I due uomini sono morti sul colpo e solo i vigili del fuoco sono riusciti in maniera difficoltosa ad estrarre i corpi. Non gravi invece le condizioni dei passeggeri della Golf, due tecnici radiologi casteldaccesi, che per precauzioni sono stati trasportati presso l'ospedale di Termini Imerese. Il sangue continua a macchiare le strade di Palermo. Ancora un sabato sera, infatti, finisce in tragedia. Nella notte a cavallo tra sabato e domenica scorsa ha perso la vita un giovane centauro, Manolo Di Franco, 27 anni, deceduto dopo essersi schiantato con la sua moto, una Ducati, contro quattro auto in sosta lungo via Monte Pellegrino. Ricoverato in condizioni critiche presso l'ospedale Villa Sofia, la ragazza che viaggiava con la vittima in sella alla moto, una 22enne che si è schiantata contro una Smart. Oltre ai sanitari del 118, sono dovuti intervenire anche i vigili del fuoco sul posto, in quanto la moto, subito dopo l'impatto, ha preso fuoco. Nella stessa notte ha perso la vita anche una giovane studentessa universitaria, originaria di Balestrate. Il sindaco di Bagheria, Patrizio Cinque, e la sua giunta, a seguito di quanto accaduto nei giorni scorsi nella sede istituzionale di Palazzo Butera, quando alcuni operai Coires hanno organizzato una protesta durante la quale uno di loro ha minacciato di morte il sindaco e l'assessore ai lavori pubblici Fabio Atanasio, hanno ricevuto la solidarietà del presidente dell'ARS, Giovanni Ardizzone. Quest'ultimo, infatti, nel corso di una telefonata, ha espresso la solidarietà del Parlamento siciliano al sindaco bagherese, Patrizio Cinque, per le minacce di morte ricevute. Cinque, insieme all'assessore Fabio Atanasio, sarebbe stato soggetto delle intimidazioni in seguito al lungo braccio di ferro fra l'amministrazione comunale e la società che gestisce i rifiuti in città, sull'orlo di una nuova emergenza. Sulla legalità, ha affermato Ardizzone, non si può fare alcun passo indietro. Episodi come questi vanno condannati, senza se e senza ma. Per questo motivo ho invitato il sindaco Cinque e l'intera amministrazione comunale a proseguire nel percorso di rispetto delle regole, manifestando la vicinanza dell'intera assemblea regionale siciliana. Avranno luogo oggi due marce di solidarietà al sindaco, una alle 18.30 con partenza da Villetta Gudulena e la seconda da Piazza Matrice, sempre a Bagheria. Tragedia a Portella di Mare, una frazione di Missing Mary. Una donna, infatti, è morta soffocata a causa di un pezzo di caldume, tipico piatto della cucina palermitana, rimasto incastrato in gola. La donna è stata subito soccorsa dai sanitari del 118 e, visto le difficoltà respiratorie, trasportata d'urgenza presso l'ospedale Buccheri La Ferla di Palermo, ma ormai era troppo tardi. La donna, infatti, è deceduta presso la struttura ospedaliera. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Mamma, perché c'è scritto 50? Perché le macchine non possono andare più veloci di 50. E tu a quanto?
quanto vai? Amore, io stavo andando troppo veloce. Lo capisci anche un bambino che la velocità può distruggere una vita. La velocità troppo elevata provoca 30.000 incidenti l'anno. Non rischiare, resta sulla buona strada. L'artista bagherese Carmelo Maria Carollo è stato premiato martedì 9 settembre 2014 a Custonaci in occasione del memorial dedicato al poeta siciliano Vito Ruggirello. Il premio è stato conferito per l'originale creatività ed espressività artistica con i suoi lavori sui metalli preziosi. Carollo, infatti, è un esperto in oreficeria e sperimenta nuove vie nella lavorazione del gioiello contemporaneo. Con il suo design racconta le storie e i miti di Sicilia, divulgando la cultura della sua terra. Il Trapani di Boscaglia gioca bene e vince con un altro 2-1 casalingo, ma stavolta è rimonta. I Granata sembrano controllare la gara agevolmente, ma l'attaccante del Cittadella Coralli beffa la difesa granata in contropiede e dà il vantaggio momentaneo agli ospiti. Il Trapani non si perde d'animo e trova il gol 20 minuti dopo, con il bomber Mancosu abile a girarsi in area di rigore e battere il portiere avversario. Per lui è il primo gol stagionale. A 10 minuti dalla fine, il neoentrato Lombardi, giovane attaccante in prestito dalla Lazio, battezza il suo esordio con gol vittoria realizzato sul tapin in area di rigore, dopo una corta respinta della retroguardia del Cittadella, che fa volare i siciliani al secondo posto con 7 punti, a meno 2 dalla vetta, occupata dal Perugia, che al Curi batte l'altra siciliana di B, il Catania. Gli etnei non giocano bene, creano poco e difendono male, e nella ripresa, dopo essere stati graziati dall'errore dal dischetto dell'ex Roma Taddei, bravo Anani a bloccare, cadono 10 minuti dopo con la rete dell'attaccante umbro Falcinelli, che non dà scampo al portiere, che era subentrato all'infortunio Otto Frison. I rossoazzurri perdono partita e allenatore, infatti paga con l'esonero Maurizio Pellegrini, che con il suo unico punto in classifica e l'ultima posizione in graduatoria cede il posto all'ex rosanero Beppe Sannino, chiamato a far risalire il Catania in Serie A. Dopo la fine della celebrazione eucaristica presieduta da Monsignor Raffaele Mangano, vicario episcopale del quinto vicariato dell'Arcidiocesi di Palermo, in onore della festa dedicata a Maria Addolorata, si è tenuto ieri nella frazione marinara di Aspra l'ottavo concerto per la speranza dedicato al beato padre Pino Puglisi. Protagonisti i ragazzi dell'Italian Award Discography, Festival Canoro di caratura internazionale, diretto e ideato da Maria Nucatola. La serata è stata presentata da Ismaele Laverdere e ha visto come protagonisti diversi talenti siciliani e non. La special guest, tanto attesa dal pubblico, è stata il giovane cantante Cristian Imparato, che, dopo essersi esibito, è stato travolto dal calore della gente che chiedeva foto e autografi. Ottime anche le prestazioni dei cantanti dell'Italian Award Discography e dei vari ospiti che hanno allietato la serata non solo cantando ma anche ballando. You sexy, sexy dancer. Ancora più glamour, rinnova il tuo look da Salvo Militello Parruccheria, via Alongi 16, Ficarazzi, Palermo. Match Music di Graziano Silvestri, una straordinaria agenzia di spettacoli che organizza per ogni occasione feste di piazza con cantanti partenopei o del panorama musicale italiano, giochi pirotecnici. Ma anche animazione con serate canore per battesimi, comunioni, matrimoni, compleanni, serate karaoke o altri eventi. Agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri, coinvolgenti idee per realizzare tanti momenti indimenticabili. L'agenzia spettacoli Match Music di Graziano Silvestri fa di ogni ricorrenza un grande successo. Vienici a trovare a Palermo in via Sant'Agostino 152 oppure chiamaci a 329 72 74 388 oppure 347 73 13 852. Match Music, e che il divertimento abbia inizio.
Io voglio aiutare Apriti Cuore perché Apriti Cuore ci aiuta sempre. Ma per farlo abbiamo bisogno dei grandi. Tu decidi come utilizzare il tuo 5 per 1000. Firma a favore di Apriti Cuore Onlus. A te non costa nulla in più, ma per Apriti Cuore è un aiuto concreto. Apriti Cuore si prende cura dei soggetti più deboli. Bambini vittime di maltrattamenti e abusi. Minori stranieri senza famiglia e persone con disabilità psicofisica. Aiutaci anche tu! Grande successo e altrettanta partecipazione della cittadinanza misilmerese per la terza edizione della Notte Bianca della Legalità, organizzata dall'Associazione Culturale Misilmeria Evviva con il patrocinio del Comune di Misilmeria e della Fondazione Rocco Chinnici. Ricchi i programmi che si sono susseguiti nei tre palchi allestiti nelle vie principali. Esibizioni delle scuole di danza, ballo e canto con ospiti d'eccezione. L'esibizione molto attesa della vincitrice della scorsa edizione di Io Canto, Miriam di Pisa, e lo spettacolo del duo comico Soldi Spicci proveniente dalla trasmissione televisiva Colorado Café. Oltre all'intrattenimento regalato dai palchi, l'artista Ernesto Graditi ha messo in scena nella suggestiva Fontana Grande attori insensati. Grazie a tutti coloro che si sono esibiti ieri sera, completamente a titolo gratuito, in special modo coloro che hanno animato il palco del collegio dalle ore 21 alle 3 di notte, 6 ore intense di musica e divertimento condivise alla conduzione con Francesca Landolina. Sono queste le parole di Giuseppe Bonanno, facente parte dell'Associazione Misilmeria Evviva. Basta tanta volontà e la collaborazione di tante persone che hanno al cuore il proprio paese per vedere una Misilmeria viva. Anche quest'anno Ficarazzi ha reso omaggio al suo santo patrono con i festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso delle Grazie, che hanno avuto luogo ieri, domenica 14 settembre. I festeggiamenti sono iniziati di mattina grazie ai tamburiani e alla banda che ha avvisato il paese della giornata di festa. Ma i festeggiamenti hanno avuto davvero inizio con la Santa Messa delle 18:30, officiata da Sua Eminenza il Cardinale Paolo Romeo e da Don Salvatore La Scala, parroco della Chiesa Madre. Dopo la celebrazione in coda alla processione, il sindaco Paolo Martorana insieme alla giunta comunale al completo e ancora i sindaci di Casteldaccia, Santa Flavia e Ventimiglia di Sicilia, il comandante dei Vigili del Fuoco e il comandante dei Carabinieri, che hanno attraversato insieme alla cittadinanza il corso principale del paese sino ai piedi del castello monumentale di Ficarazzi in piazza Santi Patroni. Una ricorrenza che avvolge il sacro e il profano, un'antica festa che risale al XVI secolo. I ficarazzesi anche quest'anno sono stati molto coinvolti dai festeggiamenti della festa patronale, proprio perché spinti dall'adorazione del Santissimo Crocifisso. A coronare degnamente la fine dei festeggiamenti patronali, uno spettacolo piromusicale sotto la scalinata dell'imponente castello monumentale di Piazza Santi Patroni. Si è conclusa ieri, domenica 14 settembre, Adelante, festa nazionale di SEL al Castello a Mare, partita lo scorso venerdì. Tra musica, eventi, dibattiti e momenti di riflessione si è discusso sulle opportunità per crescere insieme sul welfare, sull'attuale governo nazionale, sulle politiche regionali e cittadine, sulla mafia e sull'antimafia, sul nuovo modo di intendere la memoria. A proposito, abbiamo intervistato il presidente nazionale di Sinistra Ecologia e Libertà, Nichi Vendola. Quello che è inconcepibile o che è difficilmente spiegabile agli elettori è che ci sia un governo che vede l'alleanza tra il Partito Democratico e un pezzo della destra, diciamo, storica italiana, un pezzo di berlusconismo che ha rappresentato il problema principale, la strozzatura, il blocco alla modernizzazione del paese. E credo che la natura delle larghe intese sia l'oggetto scabroso da analizzare. Le larghe intese nascono per importare in Italia le politiche dell'austerity, che sono politiche che colpiscono al cuore i diritti sociali, il welfare, che tagliano le reti delle protezioni nei confronti delle persone vulnerabili. Ecco, io credo che bisogna far saltare, che occorre far saltare le larghe intese, che occorre contestare le politiche dell'austerity, occorre aprire una contestazione anche in Europa nei confronti di una Commissione europea che si caratterizza come un covo di falchi, di protagonisti oltranzisti dell'austerity, e che bisogna avere il coraggio di dire la verità. L'austerity è fallita, è una politica che
non soltanto sposta l'asse politico del continente verso l'estrema destra. Ancora questa sera il partito nazista in Svezia registra un risultato straordinario, il 10,4%, ma le politiche dell'austerity non sono neanche in grado di rimettere in ordine i conti dei bilanci degli stati. In Italia più disoccupazione, più povertà, più tasse e anche contemporaneamente più debito pubblico. Quindi mi pare che siamo veramente di fronte alla necessità di dire la verità, di disvelare l'inganno. L'austerity fa male alla democrazia e alla società. La sinistra ha due nemici. Da un lato, due nemici di sinistra. Da un lato la nostalgia, il minoritarismo, l'estremismo, che non porta da nessuna parte. Dall'altro l'ansia di occupare le poltrone, il governismo, un riformismo senza anima. Noi abbiamo bisogno di ricostruire una sinistra che sia credibile, capace di influenzare la scena politica e sociale, capace di vincere, ma che sia una sinistra che vive e fa vivere il principio speranza nella lotta politica, una sinistra che è capace di contestare, diciamo, i fondamentali di un sistema profondamente ingiusto. Io faccio un esempio per spiegarci. Se in Italia non si ha il coraggio di imporre in tempi così drammatici di crisi un'imposta patrimoniale sulle grandi rendite, sulle grandi ricchezze, la conseguenza è che il governo Renzi, esattamente come i governi precedenti, pone un'imposta patrimoniale sul ceto medio. Il blocco del contratto dei lavoratori del pubblico impiego per il quinto anno consecutivo, dal mio punto di vista, è una vera e propria patrimoniale sul ceto medio. Allora, quando c'è una difficoltà a trovare i salvadanai da cui attingere le risorse per alimentare una crescita, che per me deve essere una crescita soprattutto capace di valorizzare l'ambiente naturale, allora se non ci sono le risorse o si fa redistribuzione della ricchezza, ma gli 80 euro non sono redistribuzione della ricchezza, perché hai dato a un quarto della popolazione italiana 80 euro e hai aumentato le tasse ai tre quarti della popolazione italiana, cioè hai redistribuito tra gli stessi. Invece bisogna o fare un'operazione vera con l'imposizione di una patrimoniale, cancellare i programmi inutili e sbagliati di riarmo come quelli legati agli F-35, aprire un negoziato serio con Bruxelles proprio alla luce dei risultati fallimentari delle politiche dell'austerity. Ci sono molte differenze, differenze di personale politico, differenze, diciamo, di comunicazione, differenze di temperamento tra i protagonisti della lotta politica, però francamente il tema vero oggi in Europa è il muro di Berlino, non quello di una volta, non la cortina di ferro, è il muro di Berlino inteso come politica dell'austerity. E io credo che diciamo, la sinistra in tutta Europa rischia di sbattere contro quel muro e di farsi molto male. Forse il tema è abbattere quel muro, perché quel muro è antisociale e in qualche maniera rende forti i populisti, i fascisti, i nazionalisti, i razzisti in tutte le nazioni d'Europa. Che l'Europa non si renda conto del fatto che si sta suicidando, del fatto che ovunque si alimentano rivolte fiscali e si innalzano i vessilli delle piccole patrie, che ovunque le spinte secessionistiche stanno alimentando, diciamo, fenomeni di centrifugazione dell'idea dell'Europa, che l'Europa non si accorga di questo e che risponda con l'arroganza della Merkel, piantando i paletti dell'oltranzismo dell'austerity, è veramente il segno, diciamo, di un cupio di solvi. No, io pongo un problema che è quello di cambiare verso. Dico a Renzi bisogna cambiare verso. Abbiamo bisogno immediatamente di alimentare un piano per il lavoro e per cortesia non si parli di regole del mercato del lavoro, perché comunque tu le riorganizzi, e io sono veramente
atterrito dall'idea che la scelta sia quella di rendere ancora più precarie le condizioni dei lavoratori, ma per quanto tu cambi le regole del mercato del lavoro, quello non fa sgorgare il lavoro. Perché il lavoro possa nascere ci vuole una politica industriale moderna, un rilancio forte del comparto agroalimentare, ci vuole un piano di welfare ambientale, il riassetto idrogeologico del territorio, la lotta contro l'erosione della costa, l'avvelenamento dei fiumi, la distruzione della montagna. Cioè, noi abbiamo la possibilità di immaginare un vero e proprio New Deal, a condizione che si capisca che l'investimento in ambiente e in cultura, l'investimento sul talento dei giovani è quello strategico. Io governo con il PD da 10 anni e governo una regione importante del sud. Il fatto che ieri il premier Matteo Renzi abbia riconosciuto che con me in questi 10 anni la Puglia è cambiata radicalmente, che è la regione che fa la differenza nel sud, che è quella che in Italia spende meglio e di più i fondi comunitari, che per esempio all'indomani del disastro del Gargano il governo si è reso conto che la Puglia è l'unica regione che ha speso tutto, 200 milioni di euro, nei progetti contro il dissesto idrogeologico. Noi facciamo la differenza. Ieri abbiamo inaugurato col Premier una fabbrica che è la più all'avanguardia d'Italia, che produrrà satelliti, una fabbrica nel settore dell'aerospazio. Cioè, io ci credo alla parola innovazione, ma che non sia una retorica. E innovazione però vuol dire anche innovazione sociale, vuol dire premiare la formazione delle giovani generazioni. Io credo che l'innovazione e la precarietà non vadano d'accordo, perché la precarietà significa lavoro povero, lavoro sporco, e invece la nostra economia ha bisogno di lavoro ricco, di lavoro competente, di lavoro che non sia inseguito dall'angoscia e dalla paura di perdere tutto, come oggi accade. Questo programma è stato offerto da un caro saluto a tutti i simpatizzanti di ilmeteo.it. Previsioni per lunedì 15 settembre 2014. Pressione in lento aumento al centro e al sud, instabilità pomeridiana sulle Alpi. Ecco il dettaglio realizzato da ilmeteo.it. Al nord bel tempo soleggiato al mattino, nel corso del pomeriggio le nubi aumenteranno su tutto l'arco alpino e sull'Emilia occidentale, con locali deboli piogge che saranno più consistenti sul Piemonte occidentale. Sarà invece sereno o poco nuvoloso sul resto delle regioni. Al centro la giornata trascorrerà all'insegna del bel tempo, con un cielo che si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutte le regioni. Raggiungiamo infine il sud, dove le regioni saranno caratterizzate da bel tempo e appunto su tutte le regioni. Locali ed isolate deboli piogge potranno invece interessare ancora la Puglia meridionale. I venti soffiano debolmente, in prevalenza dai quadranti settentrionale e tutti debolmente. Temperature. Minime in aumento su tutte le regioni e comprese tra 16 e 22 gradi. Durante il giorno ci attendiamo 23 e 28 gradi al nord, tra 23 e 29 gradi al centro e fino ai 30 gradi del sud. Ilmeteo.it vi ringrazia per averci seguito e vi dà appuntamento al prossimo aggiornamento. Arrivederci. Buona giornata con l'Almanacco Barbanera. Oggi è il 15 settembre, si ricorda la Beata Maria Vergine Addolorata. Il nome Maria, dall'ebraico Miriam, ha probabilmente un'origine egizia e il significato di amata o amore. Dice il proverbio: a settembre chi è esperto non viaggia mai scoperto.
Sono nati oggi Agatha Christie, Fausto Coppi, Gianmarco Pozzecco. Il 15 settembre 1578 la Sagra Sindone arriva a Torino, capitale dei Savoia. Da allora vi è rimasta ininterrottamente fino al giorno d'oggi, salvo brevi spostamenti. Nel 1830 in Gran Bretagna viene inaugurata la prima linea ferroviaria del mondo, la Liverpool-Manchester. Dopo solo un anno il volume del traffico passeggeri aveva superato quello del trasporto merci per cui era stata pensata. Infine il 15 settembre 1997 esce la nuova banconota da 500.000 lire. Raffigura Raffaello ed è il taglio di valore più alto in Italia, il quarto in Europa. Seneca ha detto: se vuoi essere amato, ama. Arrivederci da Barbanera dal 1762, l'almanacco più amato d'Italia. Bentrovati con l'oroscopo di Barbanera, l'almanacco italiano dal 1762, lunedì 15 settembre. Ariete, la luna continua a farvi da paladina e oggi è anche in Fausto sestile con Urano. Momenti magici, soprattutto in fatto di sentimenti, vita sociale e affettiva in primissimo piano. Preferire l'amore o l'amicizia? A voi l'ardua sentenza. Toro, con la luna che continua a disinteressarsi di voi e con Giove e Saturno apertamente ostili, la giornata si annuncia un po' complicata. Molto probabilmente vi tocca vedervela con problemi di denaro, forse spese impreviste in famiglia. Gemelli, avete sempre la luna nel segno e, come se non fosse abbastanza, oggi anche in eccellente sestile con il generoso e potente Giove. Progetti pratici, vita personale, affettiva, amicizie, tutto si avvia verso un favorevole compimento. Cancro, anche se la luna continua a non interessarsi a voi, potete sempre contare sugli influssi armoniosi di Venere, Saturno e Nettuno, vivaci ed energizzanti. Qualche possibile intoppo sul lavoro, ma che importa quando di fronte si ha una bella domenica estiva. Leone, è un bel conforto per voi questa luminosa luna in Gemelli che oggi ha pensato bene di stringere una fruttuosissima alleanza anche con Giove. Oggi per voi la parola routine non esiste, tutto, anche le situazioni più banali, si fanno vivaci. Vergine, la quadratura della luna, oggi in analogo aspetto anche con Venere, oltre ai bellicosi propositi di Marte, vi fa vedere i classici sorci verdi. Emotivi, contraddittori e privi di equilibrio, oggi siete incapaci di affrontare situazioni impegnative. Bilancia, qualcosa si muove nel vostro cielo e si tratta di manovre astrali favorevoli. La luna, sempre armoniosa dai Gemelli, oggi è anche in trigono a Mercurio. Recuperati il buon umore ed energia vitale, vi sentite pronti ad affrontare anche le sfide più ardue. Scorpione, la luna in Gemelli vi lascia da soli a vedervela con una ripresa di settimana piuttosto faticosa e impegnativa, ma ce la farete comunque. Impegni minuti, incombenze di poco conto e alcune contrarietà pratiche, tanta noia e poche soddisfazioni. Sagittario, la pesante opposizione della luna che dai Gemelli continua a remarvi contro comincia a rendervi nervosi e insofferenti, e c'è da capirvi. Oggi rischiate di dire con eccessiva disinvoltura parole di cui poi potreste pentirvi amaramente. Capricorno, inizio di settimana un po' sottotono e la luna in Gemelli, in orbita silenziosa, certo non vi aiuta, ma potete sempre contare sul saggio Saturno. Raccogliete le idee, studiate una strategia e datevi da fare. Le carte per farcela, anche da soli, non vi mancano. Acquario, davvero bella questa fulgida luna in Gemelli. È vero, la sua permanenza in un segno d'aria vi rende un po' superficiali, ma tanto, tanto allegri. Una prorompente vitalità e una valanga di interessi personali fanno della vostra giornata un capolavoro. Pesci, non ci sono novità astrali e questa per voi non è una buona notizia. La luna, sempre in Gemelli e quindi ancora in opposizione, continua a frenarvi. L'elemento dominante del giorno è il vostro nervosismo. In coppia e sul lavoro siete intrattabili.